Arrivano in redazione segnalazioni per il reparto oncologico dell'ospedale di Branca in merito allo spostamento delle visite di controllo. Dalle informazioni assunte risulta che a causa del personale ridotto, essendo periodo di ferie estive, vengono garantite attualmente le prime visite, le visite urgenti e le terapie, rinviato invece quanto viene ritenuto posticipabile. Una situazione questa che ripropone la questione della carenza di personale, tema sollevato insieme ad altri dal PD nel corso di una conferenza stampa tenuta nel mese di luglio, nonché al centro, unitamente a diverse altre problematiche, del confronto sempre a luglio tra il sindaco di Gubbio Filippo Stirati e i vertici sanitari regionali, con Gilberto Gentili, direttore generale USL Umbria 1, Teresa Tedesco, direttore sanitario USL Umbria 1 e Paola Tomassoli, direttrice del distretto sanitario Alto Chiascio. Oltre al tema del personale al centro dell'incontro, pure l'adeguamento tecnologico, le vaccinazioni e il consultorio, criticità e carenze, compresi i ritardi nella realizzazione della Casa della Salute, sono state denunciate di recente pure dai sindacati CGL, CISL e UIL e dai sindacati dei pensionati, oltre a pronto soccorso, cardiologia e ginecologia, primariato scoperto che desta preoccupazione anche quello di rianimazione, fondamentale per un ospedale DEA di primo livello, sottolineata e persistente la mancanza di coordinatori infermieristici e un uso spropositato delle agenzie interinali per arruolare personale, riflessioni, quelle sull'ospedale tutte finalizzate a tutelare e valorizzare l'ampia qualificazione riconosciuta alla struttura sanitaria di Branca sia per la qualità dei servizi che per il livello dell'organizzazione. Intanto lo scorso 21 luglio l'USL Umbria 1 aveva reso nota la stabilizzazione per l'intera USL di 26 persone con un provvedimento adottato dalla direzione generale dell'azienda a fronte delle 45 domande pervenute che sono state oggetto di verifica. Si tratta di 21 infermieri, 2 tecnici sanitari, 2 dirigenti veterinari e un assistente sociale. 26 assunzioni che confermano, avevano detto dall'azienda in risposta a CGL, CISL e UIL, l'assoluta volontà dell'USL Umbria 1 di applicare quanto previsto dalla legge sulla stabilizzazione per tutti i dipendenti e che ne fanno richiesta possedendone evidentemente i requisiti.